l'inclusione della Francia negli altri paesi europei, lo sviluppo di una nuova forma di circo è stato meno articolato e cronologico. Si è scelto qui di soffermarsi solo su cinque paesi che, a mio avviso, hanno delle specificità molto forti e stanno contribuendo maggiormente allo sviluppo delle nuove declinazioni del circo in scena. Per ognuno ne vengono presentati i primi sviluppi, facendo riferimento ad alcune esperienze senza la possibilità di essere esaustivi, ma l'interesse a proporre degli esempi che potranno essere in seguito messi a confronto con la situazione italiana. È un processo ancora in atto, determinato nei singoli stati dai seguenti fattori: la condizione di salute del circo classico, la presenza di compagnie con una storicità e una dimensione tali da assumere il ruolo di modello comunemente riconosciuto, e l'applicazione di una visione sistemica attraverso incentivi istituzionali e policy di settore. La Svizzera è la sede di due compagnie ampiamente riconosciute, guidate da personalità particolarmente rilevanti nel panorama contemporaneo internazionale, James Thierry e Daniele Finzipasca. Il primo, figlio di Victoria Ciepli e Jean-Baptiste Thierry, dopo aver girato il mondo con la sorella Aurelia nello spettacolo di famiglia, aver frequentato varie scuole di alta formazione, tra cui quella del Piccolo Teatro di Milano, aver lavorato con grandi registi teatrali e cinematografici, fonda nel 1998 nella Svizzera francese la Compagnie du Hanneton. Nelle sue creazioni affronta meravigliosi viaggi nell'immaginario, con una notevole padronanza delle tecniche del circo, della musica e della danza, verso sconfinati universi onirici e inquietanti. Il primo spettacolo, La Symphonie du Hanneton, ha un'accoglienza dirompente e arriva a vincere nel 2006 quattro Molière, i maggiori premi del teatro francese. Citando James Thierry, come me, come tutti, quello che gli spettatori chiedono, quello di cui hanno bisogno, essere trasportati da qualche altra parte. Un luogo magico dove si ritrovino vaghe reminiscenze, storie dimenticate, visioni immaginifiche, ricordi ingarbugliati. Nel Canton Ticino ha invece sede il Teatro Sunil, fondato nel 1983 e diventato poi Compagnia Finzipasca, riunendo attorno al regista omonimo un solido gruppo di collaboratori: Antonio Vergamini, Ugo Gargiulo, Giulia Meli Finzi e Maria Bonzeni. C'è un desiderio di sviluppare progetti artistici che continuino ad approfondire il teatro della carezza, la tecnica del gesto invisibile e lo stato di leggerezza. È uno stile di creazione, una filosofia di allenamento per l'attore, l'acrobata, il musicista, un atteggiamento per abitare lo spazio e riprendere la memoria che porta nostalgia e può commuovere, come afferma il team creativo. La compagnia crea spettacoli di tutte le dimensioni, dal monologo ai lavori di circo teatrale, alle opere liriche, fino alle cerimonie olimpiche, riscontrando un notevole successo di pubblico e ricevendo riconoscimenti in tutto il mondo. Spettacoli memorabili sono Icaro, che debutta nel 1991 ed è tuttora rappresentato con più di 800 repliche, monologo del clown Daniele assieme a un volontario del pubblico. La trilogia creata per il canadese Cirque Loise negli anni 2000, composta dagli spettacoli Nomad, Rain e Nebbia, che contribuiscono a rendere famosa in tutto il mondo la ruota inventata da Daniel Sir. Donka del 2010, un omaggio a Chekhov, commissionato dal Teatro di Mosca per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita del grande scrittore. In Spagna la scena circense si concentra prevalentemente all'aperto negli spazi pubblici. La compagnia apripista è Comedians, fondata nel 1971, che guarda con fiducia alla tradizione carnevalesca del teatro popolare e la unisce a importanti elementi di musica e circo, sapendo rifondare, dopo gli anni della dittatura, un legame diretto con il pubblico, promuovendo un momento aggregativo di festa per tutti. Nel 1981 il Consiglio Comunale di Tàrrega commissiona proprio a questa compagnia la creazione della Fira del Teatro El Carrer, che oggi è uno dei più importanti showcase al mondo.
Un altro imprescindibile modello è rappresentato dalla compagnia di teatro urbano La Fura del Bauhaus, celebre in tutto il mondo negli anni 80 e 90 per le sue grandi esperienze sinestetiche, che sconvolgevano gli spettatori unendo parola, acrobazia, musica, video con una connotazione politica molto marcata. Tra le prime compagnie, dichiaratamente di circo, sono da menzionare Los Galindos, fondata da Beth Garel e Marcel Escolano nel 1991, e il Circo della Sombra, che riunisce negli anni 2000 un folto numero di artisti provenienti da vari paesi europei. Il fiero all'occhiello della Spagna è la Catalogna, che, orgogliosa rivendicatrice del proprio ruolo di motore creativo del paese, ha guardato al circo come uno strumento per promuovere la cultura catalana. In questa regione si concentra quasi il 70% dell'attività circense spagnola e tutte le professionalità del settore hanno intrapreso un percorso di condivisione che ha portato alla nascita nel 2004 dell'Associazione de Professionals de Cirque de Catalunya, che gestisce la Central del Cirque di Barcellona, uno dei più importanti centri di allenamento e creazione d'Europa, dove si ritrovano artisti provenienti da tutto il mondo. Possono essere considerati dei precursori del Nouveau Cirque in Belgio i ragazzi del Cirque du Trottoir, compagnia di arte di strada fondata nel 1979 che mescola molti generi in chiave folcloristica. Parte della troupe si trasferirà in Canada e parteciperà alla creazione del Cirque du Soleil. Un primo vero sviluppo del linguaggio circense si verifica a metà degli anni 90 in Belgio, quando Catherine Magis fonda l'Espace Catastrophe, pionieristica struttura multifunzionale per professionisti circensi. Vengono aperte l'École Supérieure des Arts du Cirque, ESAC, per la formazione degli artisti di circo, e l'École du Cirque de Bruxelles, per la formazione pedagogica. Entrambe le scuole derivano dall'esperienza dell'École Saint-Filet, creata dal Cirque du Trottoir. Nascono le prime compagnie di circo, Les Argonauts e Feria Musica. Les Argonauts è l'incontro di quattro amici, Benji Bernard, Etienne Borel, Christian Mudet, Philippe Van de Weg, il cui metodo di creazione è collettivo, cogestito, collusivo, concomitante, comico, a volte arrabbiato, sempre complice. A oggi il loro spettacolo più celebre è Pas Perdu, del 2007. Feria Musica nasce invece dall'incontro tra Philippe de Cohen, dentista appassionato di trapezio, e il pianista Benoît Louis. A partire dal loro primo spettacolo, Liaison Dangereuse, fanno una ricerca sonora e visiva che unisce musica e acrobazia, sperimentando innovative scenografie praticabili, culminando nello spettacolo manifesto Infundibulum del 2009. Bruxelles, una delle sette capitali europee della cultura nel 2000, a partire da quegli anni investe molto sul circo e diventa uno dei principali punti di riferimento in tutta Europa. Lo Stato belga continua a impegnarsi attivamente per lo sviluppo del circo, con la consapevolezza delle sue potenzialità comunicative, interculturali e intergenerazionali. Sia la Vallonia sia le Fiandre ricalcano il sistema creativo-produttivo francese, contando su importanti centri di residenza, teatri e festival dedicati al circo, oltre a un sistema di sussidio statale per gli artisti. Infine, molto interessante è il caso del Circus Centrum, fondato nel 2008 a Ghent come collegamento ufficiale tra il governo e il settore circense, il cui direttore Cohen Allery dichiara: il circo è una forma d'arte per adulti, i bambini sono talvolta i benvenuti. In Svezia il circo classico dei tendoni non si è mai diffuso per ragioni climatiche oltre che culturali e di conseguenza non rientra nell'immaginario comune. L'arte di strada invece ha avuto una parziale fioritura negli anni 70-80
a partire dal gruppo Youth Circus, con una connotazione fortemente politica. A seguire, dal 1987, Ikla Giroppen è una compagnia che lavora con un mix di discipline comiche e circensi, interagendo molto con il pubblico. Il nuovo Cirque inizia invece a essere visto a Stoccolma negli anni 90, grazie ai grandi festival che programmano innovative compagnie francesi. Proprio di ritorno dalla Francia, nel 1995, Tilde Bjørforsch fonda Circus Circor, il cui nome è dovuto alla fusione delle parole francesi cirque e corps. L'obiettivo dichiarato della compagnia si basa su tre punti: cambiare il mondo con il circo contemporaneo, proporre un modello di comunità individualistica e valorizzare la quality madness. Il loro spettacolo più celebre è Inside Out del 2008, nato dalla collaborazione con la band indie rock svedese Irias Playground. Nella propria spaziosa sede fuori Stoccolma, Circo Circor crea spettacoli che girano per tutto il mondo e porta avanti un'intensa attività pedagogica, raggiungendo in 25 anni di attività numeri strepitosi, più di 2 milioni di spettatori e 400.000 bambini che praticano circo. Grazie al loro ruolo di apripista, la Svezia ha oggi strutturato un sistema efficiente e accurato per la valorizzazione del circo, che ha il suo centro nevralgico a Stoccolma, dove hanno sede la DOC, un'accademia di circo e danza tra le più prestigiose e innovative del mondo, e l'imponente hub culturale Subtopia, che declina attraverso circo, musica, street art e cinema i bisogni del territorio multietnico. Nel Regno Unito sono nate tra gli anni 80 e 90 due compagnie che sono precorritrici della scena circense britannica e modelli tra loro contrapposti riconosciuti in tutto il mondo, i No Fit Stay Circus e i Gandini Juggling. I primi si costituiscono come comune anarchica fondata nel 1986 a Cardiff da Richie Turner, Tom Rack, Pete Gregory, Ali Williams, Dave Head, con la volontà di offrire una risposta creativa alla recessione politica di quegli anni e l'aspirazione a diventare The Circus Everyone Wants to Join. Il loro percorso artistico si ispira ad Dark House e alla Fura del Bauhaus ed è segnato dalla creazione dei primi spettacoli comunitari, dalla loro futuristica tenda UFO degli anni 2000 e soprattutto dalle regie di Firenza Guidi, prima per lo spettacolo Size Specific Autogaddon e poi, in maniera continuativa, per gli spettacoli da tournée a partire da Immortal del 2004. Le regie di Firenza Guidi, che si caratterizzano per la messa in scena a 360 gradi con il pubblico itinerante direttamente coinvolto nella performance multidisciplinare, portano la compagnia fuori dal Regno Unito e contribuiscono a far conoscere in tutto il mondo l'immaginario del No Fit State Circus. Gandini Juggling è una compagnia fondata nel 1992 da Sean Gandini e Kati Ula Okkala, interamente focalizzata sulla giocoleria, con l'obiettivo di reinventare e rinvigorire questa antica disciplina circense. Come essi stessi rivendicano, i Gandini mirano a riposizionare la giocoleria come forma d'arte versatile, coinvolgente e malleabile per i nostri tempi, impegnando un dialogo complesso con il pubblico, chiedendo il coinvolgimento degli spettatori, trascendendo le barriere culturali e stimolando l'immaginazione. Il tutto con una maturità reciproca e infondendo allo spettatore un'intelligenza interrogativa. La compagnia di fondatori coordina oggi un gruppo di giocolieri molto numeroso, costituito da un insieme di artisti stabili e tanti professionisti associati, coinvolti nei singoli progetti. Hanno all'attivo 30 produzioni, per un totale di più di 5.000 repliche in 50 paesi, tra cui il loro spettacolo Manifesto, Smashed, del 2010, una fenomenale coreografia di giocoleria con le mele ispirate al lavoro di Pina Bausch.